Ehi tu! Sì, è inutile che fai l'ognorri, parlo con te lì davanti al monitor. Stanco di condurre una vita all'insegna della normalità senza, che so, sentirti un protagonista nato anche mentre vai a fare la spesa per la cena coi tuoi di stasera? Allora ascolta attentamente queste preziose indicazioni che ti permetteranno di condurre una vita cool come quella che vedi nei film, più o meno. La mattina svegliati sempre sorridente in piena forma, anche se è lunedì e sono le 5. Se il fisico lo consente, fare 50 flessioni prima di farsi la doccia è gradito. E non dimenticare di fare una colazione abbondante, come il pranzo di Natale. Mentre vai al lavoro, rigorosamente in auto perché i mezzi pubblici sono out, sfreccia per le strade senza nemmeno l'ombra di traffico, salutando tutti, dal netturbino al postino. Quando sei al computer, è severamente vietato usare il mouse. I personaggi fighi non lo usano. E ogni aggeggio tecnologico funziona immediatamente senza impallarsi mai. Ti sta suonando il telefono? Beh, assicurati di rispondere entro massimo 2-3 squilli, o la gente penserà che non sei in casa. Lo stesso vale per il citofono, ma lì hai una finestra di 5 secondi e non importa se eri in bagno a lavarti i capelli. Ti sei preso una cotta per una persona che ha vinto per 4 volte consecutive il premio come miglior partito eletto dalla rivista Forbes? Nessun problema! Basta un po' di shopping, un giretto dal parrucchiere e se sei donna un po' di make-up e ti trasformerai da cesso pedali ad una persona pronta a sfilare per Valentino! Quando parli al telefono, non chiudere mai la conversazione con un ciao, ma di una frase ad effetto e attacca. Solo i più deboli dicono grazie e arrivederci. Se sei un vero protagonista, non hai paura di scolarti uno scotch liscio anche alle 4 di pomeriggio nel bar che sembra uscito dal film di Scuola di Polizia, tanto non ti ubriacherai mai. Ecco fatto! Ti senti più protagonista di un film adesso? Prima di andare, una piccola regola extra. Quando esci con qualcuno per la prima volta, non depilarti le parti intime troppo di corsa, eh?